Ciao! Allora, benvenute nei video dei flop del mese di febbraio 2018. Primo flop di questo mese è questo prodotto che mi hanno dato un campione da Sephora. Si chiama, è della marca Vita Coco ed è coconut oil, quindi olio di cocco. In questo caso è olio di cocco puro al 100% e quindi ok. Allora, la confezione era questa perché era una mini confezione. E come ho detto, è olio di cocco garantito e comunque si è completamente puro. Allo stato attuale, quindi sotto i 20 gradi, si è presenta in forma solida. Comunque, per farvi capire bene, vi ho fatto un piccolo video. Sotto i 20 gradi si presenta in forma solida, quindi è garantito che è puro, ma appena entri in contatto con la pelle, comunque con la temperatura corporea, diventa subito un olio, quindi è perfetto da applicare. Consigliano di utilizzarlo sui capelli, come idratante per il viso, come idratante per le labbra, oppure anche come struccante. Allora, devo dire che come struccante sì. Ci vuole un pochino, ma comunque sia il fatto che sia solido si riesce a applicare un attimo sul viso. Attenzione al contorno occhi però perché o andate bene bene e poi dopo lo rimuovete subito oppure l'olio può dare fastidio agli occhi. Per il fatto di essere adatto anche per i capelli, io per i capelli sinceramente o uso tutta la confezione oppure utilizzo un olio più leggero, quindi l'olio di mandorle o l'olio di jojoba, perché tende a non ungere così tanto, soprattutto le punte dei capelli. Per il fatto di essere idratante per il viso, per le labbra, è invece un altro discorso, perché se abbiamo ad esempio in inverno le labbra molto secche, andando ad applicare questo tipo di olio, subito sembrano idratate, ma poi senti proprio il bisogno di andarlo a applicare più spesso, più spesso, più spesso, perché non idrata, allevia un attimo, ma non idrata. Quindi capisco l'idea dell'olio di cocco solido, comunque sia la confezione, quindi anche per il packaging. L'olio di cocco è quello che si presta meglio ad essere stoccato. Però io vi consiglio altri tipi di olio, quindi olio di jojoba o olio di mandorle, lo trovate in erboristeria, l'olio di mandorle anche nei negozi tradizionali e costa meno. Ho segnato i prezzi di Sephora, comunque 50 ml 4,90 euro, 250 ml 15 euro. A 4,90 euro potete tranquillamente trovare un più prodotto oppure un olio diverso e quindi a me non è piaciuto. Secondo flop di questo mese, e questa ci sono rimasta un po', è questo balsamo per i capelli dell'Yves Rocher della linea Nutrition. Allora, mi ero già preparata, vedete che è un 8 ml, quindi avevo fatto questa linea perché mi ero già preparata per usarlo in due volte, ma appena ne ho usato una metà, ho detto no, qua va usato tutto e poi non mi è piaciuto. Allora, è un balsamo per i capelli. Dice di essere nutriente, ovviamente senza siliconi, senza parabeni, senza coloranti, quindi perché no? Però non funziona come balsamo. Mi ha lasciati i capelli tutti annodati, quindi non li ha lisciati, non li ha ammorbiditi. Ed ho dovuto, una volta lavati, erano tutti annodati con i nodi, andare a districare piano piano e se ne sono spezzati tantissimi. Con qualunque altro balsamo non mi era mai successo.
È un peccato perché i capelli dopo, una volta che finalmente li ho pettinati, ed una volta asciugati, si trovano comunque morbidi, più corposi, quindi sarebbe un buon prodotto, ma non fa assolutamente il suo lavoro di balsamo. Lasciandomeli tutti così, eppure sono mossi, non sono neanche ricci, e lasciandoli non pettinabili, ne vado a spezzare tantissimi e quindi non lo compro e lo boccio. Però ho segnato il prezzo. Per 150 ml viene 3,95 € ed è un punto verde, quindi non è mai scontabile. Ultimo flop per questo mese è questo smalto della Essence. Allora, questo dovrebbe essere uno smalto Nile Grow Booster, quindi uno smalto che promette di essere rinforzante per le unghie. Allora, ho segnato il prezzo, 8 ml di prodotto vengono 1,95 €, quindi l'ho voluto provare proprio per il prezzo basso. La cosa positiva è che non contiene formaldeide, anche se rinforzante, dice rinforzante e rigenerante. Si presenta, l'ho un po' finito, ma comunque ce n'è ancora, e si presenta in una forma lattiginosa. Non ho sinceramente visto questo effetto rinforzante. Ha una forma lattiginosa che la cosa positiva è che applicato sulle unghie nude si asciuga immediatamente, quindi davvero un minuto ed è asciutto. Però va bene come base, ma usato da solo perché è un po' lattiginoso, ha un colore quasi con due passate diventa quasi un pastello chiaro e poi comunque è abbastanza spesso anche se ne usiamo poco per volta. Quindi, come prodotto da usare invece di tenere le unghie nude, ma metterlo sopra rinforzante, ok, ma non possiamo usarlo come base per applicarci sopra uno smalto colorato perché la sua formula tende a non far aggrappare lo smalto colorato e neanche come top coat perché comunque sia è un po' lattiginoso. Sopra un altro smalto non asciuga mai e poi ha un finish semi opaco, quindi normalmente le unghie hanno un finish lucido, è un po' diverso. Comunque, un prodotto che può andare bene da solo. Quindi, invece di tenere le unghie nude, possiamo mettere questo per proteggere leggermente. Però è una pellicola protettiva in più, non ha l'effetto rigenerante, non ha l'effetto rinforzante, ma per il prezzo che ha può andare bene. Ma mi aspettavo sinceramente un prodotto diverso. Allora, questi erano tutti i flop del mese di febbraio. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io come sempre spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e se volete cliccate anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!